Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Eleonora o Pilgrim e nel mio canale parliamo di vivere in Svezia e di altre cose relative alla Svezia e alla cultura nordica. Nel video di oggi, come potete vedere dal titolo, faremo una bella chiacchierata con l'autrice del mio libro per imparare svedese preferito, ovvero La Gomelette. Iniziamo subito e mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento. E non dimenticate di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. A presto! Non l'avrei mai detto 5 anni fa che avrei avuto il piacere di parlare con l'autrice di La Gomelette. Io sono una grande amante della grammatica perché mia mamma adesso in pensione, però è stata insegnante di italiano, quindi mi ha cresciuta a pane e grammatica, Sì, praticamente. capisco. E quindi per me l'approccio di una nuova lingua passa spesso dal capire la struttura e la grammatica della stessa. Quindi ho trovato la Gomelette ottimo perché dà sia un buon vocabolario e ti insegna comunque delle frasi base, però ti dà anche una buona base per la grammatica e per capire come le frasi vanno strutturate e proprio come orientarti nella nuova lingua, che secondo me è molto importante. Se ho preso altri libri come il Restart, per il mio Conosco ultimo benissimo, sì. libro, però Sì. molto più alto come livello, continuo ad usare la Gomelette per il riferimento proprio della grammatica, per le basi, quindi anche magari cose come, non lo so, i pronomi, cioè ogni tanto guardo, mi do una rinfrescata, quindi la Gomelette, lo vedi, ce l'ho tutto anche segnato con importanti. No, sono contenta perché proprio era uno dei nostri intenti, che sarebbe un libro da usare anche da autodidatta. Sì, esatto. E infatti io l'ho usato praticamente tutto da autodidatta. Avevo già una base perché avevo comunque fatto qualche lezione con SFI. Sì. E poi io per 2 anni mi sono esercitata con Duolingo ogni giorno. Però Duolingo ti dà comunque sì un po' di vocabolario, ti aiuta un po' con la pronuncia, comunque uno ci fa l'orecchio, però non a grammatica. E E, quindi com'è nata l'idea di scrivere la Gomelette? ma è nata man mano che abbiamo notato che i libri che c'erano, ci sono dei bei libri, però abbiamo notato che erano un po' troppo veloci per i nostri studenti. I libri che venivano dalla Svezia erano spesso solo in lingua, quindi non con spiegazioni in italiano. E alla fine abbiamo deciso io e i miei due colleghi, Selina Bunge e Andrea Meregalli, di scrivere questo libro e abbiamo contattato la Höppli, che stavano facendo una collana, avevano già fatto una grammatica di danese e quindi per la loro collana era perfetta questa cosa. Effettivamente devo dire che La Gomelette penso sia un libro che proprio ti prende per mano e ti accompagna passo passo. Assolutamente penso che sia stata la scelta giusta quella di creare questo libro. Sì, credo anch'io e infatti Höppli poi ha continuato, ha fatto anche norvegese, ha fatto recentementissimo un libro per il finlandese anche. Sì, molto bello. E credo che anche il libro proprio di danese sia in produzione, non solo la grammatica ma anche il libro di danese. Infatti noi poi successivamente abbiamo fatto una grammatica. Quindi c'è Sempre con proprio, la Oepli. sì, c'è proprio, quindi il nostro libro è fatto per le lezioni, ma la grammatica è più proprio per quelli come te che amano la grammatica. Quindi io l'ho utilizzato come autodidatta, ma mi incuriosiva sapere invece come lo utilizzate voi all'università durante le lezioni. Sì, il libro copre praticamente il primo anno, perché per noi l'obiettivo del primo anno è arrivare a due. Ed è la stessa cosa che facciamo all'Istituto Culturale Nordico, copre tutto il livello A2. E tu, Logomlet, come l'avevi trovato?
Allora, a me era stato consigliato da un'amica, ci siamo trasferite a Stoccolma praticamente nello stesso momento e quindi tutte e due avevamo poi il bisogno di imparare la lingua. Qua ci sono, come saprai, Svenska Föreningsvandrare, le lezioni gratuite, però non eravamo comunque tanto libere a livello di tempo perché lavorando full time. Avere delle lezioni comunque un impegno, invece un libro lo puoi gestire quando vuoi, nel weekend, quando non sei stanca. E quindi fu questa amica a consigliarmi: ah, guarda, ho comprato un libro molto bello, poi in italiano, allora ho detto: dai, perfetto. Comunque vivi in Svezia, ma immagino che lavoravi all'epoca con l'inglese. Sì. Hai avuto l'esperienza di una differenza al lavoro quando hai iniziato a poter parlare e lavorare in svedese? Devo dire che è stato fondamentale imparare lo svedese, io penso sia davvero importante impararlo sia per una questione di integrazione a livello sociale, ma anche a lavoro, perché comunque alla fine i colleghi tendono a ritornare alla lingua madre, Ma cioè certo, sì, all'inglese. è normale. E adesso, anche se magari non sono super fluente, comunque posso fare delle conversazioni. Sì. Da quanto insegni In svedese? realtà è 20 anni, quindi ho un anniversario quest'anno. Oh, Sì, ho complimenti. iniziato nel 2002 all'Università degli Studi di Quali Milano. sono, o qual è magari la domanda più frequente che ricevi dai tuoi studenti riguardo allo svedese? Va betyder? Cosa vuol dire? Direi che questo è proprio il lessico è fondamentale, quindi questa è la domanda più frequente. Poi diciamo che quello che vogliono sapere quando arriviamo a livelli un po' più alti è spesso la spiegazione della differenza tra l'italiano e lo svedese per quanto riguarda la forma determinativa del sostantivo che varia molto. Invece tu, un tuo dubbio, qualche dubbio che hai avuto sullo svedese all'inizio? Allora, anche io devo dire sicuramente qualche problematica con determinativo e indeterminativo, però lì, come ho detto, secondo me ci si fa un po' l'orecchio col tempo. Dubbi, pronuncia, la pronuncia può essere Certo. complessa, soprattutto con certe parole che sono molto lunghe per noi italiani. Personalmente, studiando lo svedese, ho notato che molte di queste forme, determinativo e indeterminativo, le sto apprendendo molto col tempo. E Immagino. penso che uno ci faccia molto anche l'orecchio, quindi, perché comunque grammaticalmente le regole sono molto varie, quindi alla fine penso che uno debba un po' anche rilassarsi e aspettare che venga un po' da sé, no? Sì, come dici tu, fai l'orecchio, ma con tutto quello che guardi in televisione, ascolti i tuoi colleghi, leggi un libro o anche il giornale, Giusto. io lo dico sempre, l'apprendimento passivo è importantissimo. Vero, è vero, assolutamente. Poi, vabbè, attualmente io sono fortunata perché il mio sambo, che significa convivente per chi non lo sapesse, il mio sambo è svedese Ah, e fantastico. quindi ho la fortuna di poter parlare non tanto con lui, però più che altro con la famiglia. E quindi insomma questo mi ha dato una mano col tempo anche a chiarire magari dei dubbi che potevo avere. Assolutamente. L'amore è un ingrediente perfetto. Sì, è Sì, vero. sì, sì. Penso che ci sia una forte connessione, quasi un grande amore, secondo me, tra Italia e Svezia. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo, assolutamente. E invece qualche strafalcione, qualche domanda divertente che ti è capitata in questi 20 anni di esperienza? Situazioni fantastici ci sono stati tanti. Sono delle belle soddisfazioni, immagino, vedere i tuoi studenti che apprendono una lingua diversa come lo svedese, con cui noi italiani abbiamo pochissimo contatto, se non zero praticamente. A meno proprio di andare a cercarlo in certe serie TV. Ho qualche band, però c'è pochissimi contatti rispetto all'inglese. Sì, questo è vero.
Forse un po' di più oggi con il fatto che i nuovi canali televisivi usano il sistema di mettere la lingua Oh, originale. anche su Netflix, Sì, certo. sono anche molto carine, quindi io consiglio sempre di lasciare la lingua originale perché secondo me poi uno si capisce un po' di più anche la cultura, no? Come Sì, parlano, come interagiscono. assolutamente. Sì. Altri progetti futuri legati all'insegnamento, al libro? Sì, al libro c'è la novità che stiamo facendo la revisione. È uscito nel 2013 e adesso stiamo facendo proprio la revisione e dovrebbe uscire, speriamo, entro l'anno. Quindi Fantastico, siamo in poi. fase di riscrivere tantissimo questo libro perché ci sono dei dettagli che non sono. Non si usa neanche più, abbiamo dovuto fare una spiegazione sull'uso della moneta finta in Svezia, cioè nel senso che non si usa più la moneta, si usa solo la carta o questo famosissimo Swish. Quindi bisogna spiegare queste cose perché altrimenti il libro a un certo punto sembra del 1800. Quindi noi stiamo molto attenti adesso ad aggiornarlo bene, che possa anche volare ancora 10 anni nel futuro, come ha fatto il Logomlet, la prima edizione. Bellissimo, no, ma è giusto aggiornare dal punto di vista culturale, anche perché comunque la Svezia tecnologicamente è un paese che va molto avanti, in fretta, quindi effettivamente ha senso quello che dici, che è giusto aggiornarlo, se no poi uno magari va in Svezia e non riesce neanche a capire come funziona la Esatto. società. Sì. È molto importante. Sì, Sono grazie. molto curiosa di vedere la seconda edizione. Va bene, allora ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Non so se vuoi dire qualcos'altro ai miei followers che devono probabilmente studiare il svedese. No, ti ringrazio, Eleonora, è stato veramente bello per me conoscerti. È sempre un piacere conoscere chi effettivamente usa il nostro libro. Sì. Siamo felicissimi che abbia avuto questo successo e che aiutiamo chi vuole studiare Sì, la nostra lingua. assolutamente. Grazie, grazie veramente a te e anche ai coautori per averlo scritto. E grazie anche all'Istituto Culturale Nordico per aver organizzato questa piacevolissima chiacchierata assieme. Grazie a tutti per averci seguito. Lasciateci un commento, mi raccomando, e alla prossima. Ciao! Ciao.